sperando di essere alla vostra altezza, certo del vostro aiuto. E questo il primo pensiero del prefetto Lamberto Giannini nel suo primo giorno da capo della polizia, parole che dedica ai caduti in servizio. Prima il prefetto aveva deposto all'altare della patria una corona d'alloro al milite ignoto. La cerimonia ufficiale di insediamento alla Scuola Superiore di Polizia a Roma. Avverto la responsabilità di ricevere questo incarico in una stagione così complicata come quella che stiamo attraversando, condizionata da una pandemia che non sembra allentare la sua morsa e che aggredisce le nostre comunità esposte a una criminalità sempre pronta a approfittare delle fragilità sociali. Esperto di antiterrorismo, 57 anni, il romano Lamberto Giannini succede a Franco Gabrielli, nominato sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi. Giannini, in polizia dall'89, ha indagato e contrastato le nuove BR e il terrorismo anche internazionale. Presenta alla cerimonia il ministro dell'Interno Lamorgese, che torna sul pericolo di infiltrazioni criminali. Un fronte di particolare impegno per la sicurezza sembra ora essere quello di scongiurare che la criminalità organizzata allunghi le sue mani sulla catena di distribuzione dei vaccini.